Il concorso internazionale Maria Taglioni debutta a Modena il 13 e 14 ottobre 2018 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti ed è riservato ai giovani talenti della danza classica e contemporanea. Intitolato la più grande stella della danza di ogni tempo, quasi una figura mitologica e un'icona di riferimento, ancora insuperata, porta a Modena una giuria d'eccellenza e tanti giovani allievi delle più prestigiose scuole di danza italiane e straniere. Siamo nel Tempio della Cultura, un teatro intitolato a un grande, al maestro Luciano Pavarotti. In questo Tempio della Cultura noi parliamo veramente di cultura, ma di cultura in senso vasto. Ovviamente cultura comprende tante sfaccettature, tra cui anche la danza. Quindi il modo in cui le persone si esprimono attraverso il corpo senza parola è diventata una forma d'arte già antica. Cambiando codici, passando secoli, oggi è arrivata la danza contemporanea, ma la danza classica continua di essere, fare parte di grandi teatri, perché è un messaggero sia culturale che importantissimo e è una proiezione nel futuro. Quindi parlando dell'arte in generale, è l'arte messaggero di pace, si considera, e di benessere di un popolo, di una nazione, e dove effettivamente senza conoscere la lingua del posto uno può comunicare. Per di più l'arte della danza inseparabilmente collegato con l'arte della musica. In luoghi, in teatri, dove oggi si può fare la danza dappertutto, anche nella piazza, e si è dimostrato adesso ultime tendenze che sono sia hip hop, sia breakdance e altre forme di street dance, cosiddette danze di strada. Quindi la cultura continua, vuol dire umanità ha ancora desiderio, ma si esprime in una maniera diversa, contemporanea. E in questo contesto, qui in città di Modena, si cerca di fare un evento importantissimo con, a livello internazionale, un concorso di danza con giuria di grande prestigio. E in un teatro come questo, io credo che Cornice corrisponde perfettamente all'idea di parlare dell'arte della danza, dei giovani, del nostro futuro, perché giovani è il futuro, che dovrebbe avere il posto in questo teatro 13-14 di ottobre. E con giurie di grande prestigio internazionale, con icone della danza. Alle nostre spalle il Palazzo Ducale di Modena, sede dell'Accademia Militare, una struttura straordinaria, arte. Continuiamo a parlare di arte, però con Alessio Vanzini noi parliamo di danza contemporanea. Alessio Vanzini ha una carriera straordinaria e allora partiamo da questa danza contemporanea. Danza contemporanea o modern contemporanea è una danza che si affaccia in Italia con mille sfaccettature in Italia e nel resto del mondo, e io sono il rappresentante italiano di questa straordinaria giuria che farà parte di questo concorso di valenza internazionale, dove non solo la danza classica è la regina di tutte le danze, ma anche la danza contemporanea e modern contemporanea al suo spazio in questo straordinario evento di valenza internazionale. Io sono un giurato assieme a un'altra grandissima giuria, i grandi nomi della danza, infatti in una miriade di
in Italia ci sono una miriade di sfaccettature di concorsi, questo si contraddistingue uno per la location, il luogo inedito, completamente inedito in Emilia Romagna, perché siamo in un teatro, uno dei più belli d'Italia, che non ha mai ospitato eventi di questa portata, e un evento che si contraddistingue dagli altri per una tripla selezione con gala finale, una selezione iniziale video dove chi accede passerà allo step successivo, che è una selezione con giuria, e un ulteriore finale, e i più meritevoli faranno parte del gala conclusivo di questo straordinario evento internazionale. Danza contemporanea che attira moltissimi giovani. Giovani, e è un linguaggio differente che trae dalla danza classica tutta la struttura e la tecnica, e si evolve in un linguaggio differente che cerca appunto altri spazi e altre dinamiche. Offrire ai giovani un'opportunità di crescita, diffondere la cultura di quest'arte antica e sempre attuale, valorizzarla, ispirare lo studio e la pratica sono gli obiettivi principali del concorso. Dunque, Modena diventerà un palcoscenico internazionale della danza d'eccellenza. L'idea, che dà vita a un sogno di creare il concorso per Modena, nasce e cresce nell'animo di Nadia Fava, che è la promotrice. Oggi prende concretezza grazie al sostegno e alla collaborazione del prezioso amico e maestro Vladimir Derevanko. Facciamo un passo indietro fino al 1972. Alle nostre spalle un capolavoro del romanico, il Duomo di Modena. 1972, la scuola di danza Marita Lioni. E noi abbiamo naturalmente la direttrice che parte da questa scuola prestigiosa per poi arrivare a un altro evento che si terrà ad ottobre. Buongiorno a tutti quanti. La motivazione di questo internazionale evento è la stessa che mi ha accompagnato fin dall'inizio della mia carriera ad oggi, e che mi auguro continuerà anche in seguito, e più esattamente dare una chance, dare una opportunità a tutti quei giovani che amano la danza e che hanno una potenzialità, che hanno una grande passione e soprattutto una grande volontà anche di sacrificio per avventurarsi nel mondo dell'arte e della cultura. Questo è il motivo principale per cui mi sono addentrata, grazie anche al supporto e all'aiuto, diversamente non sarei stata in grado di realizzare e concretizzare questo concorso internazionale. Dicevo, grazie all'aiuto di un'equipe meravigliosa, di uno staff di commercialisti, di medici, di assistenti anche della mia scuola, uno staff meraviglioso che con il loro volontariato è riuscita a concretizzare finalmente quello che mancava, che non è mai esistito in Modena, un concorso internazionale con una giuria strepitosa per strepitosi giovani. Per strepitosi giovani che lei ha formato nel corso degli anni e ha avuto enormi soddisfazioni. Sì, ho avuto, non sono moltissimi, ma ho avuto degli allievi che hanno veramente avuto una carriera brillante all'estero, purtroppo, perché l'Italia non offre molto, le istituzioni non ci sorreggono purtroppo, e di conseguenza i giovani, come per qualsiasi altro settore, vanno all'estero perché l'estero offre di più, e purtroppo perché secondo me l'italiano è colui che ha la maggiore creatività e capacità di tutti gli altri esseri a livello proprio universale. Dunque questi giovani che hanno raggiunto livelli prestigiosi e ancora giovani nella scuola di danza Marie Taglioni, che è considerata in città la più importante. La ringrazio. Io comunque questo concorso è indirizzato a livello, dicevo, internazionale, quindi mi auguro, come già nell'arco di 24 ore si è tra l'altro dimostrato,
con delle adesioni abbastanza notevoli. Mi auguro da ogni parte del mondo che possano intervenire appunto delle eccellenze per dimostrare che alla fine la danza classica è anche cultura.